Salute a voi e ben ritrovati nel vecchio mondo. Continuiamo ad esplorare questa fazione delle Caracche, questi barbutissimi guerrieri delle montagne. Lo facciamo con il nostro buon Virgil, un giocatore italiano che milita anche nel clan LP, la Legione di Pirazzo, e a cui ho chiesto un po' un aiuto per portare un esercito che altrimenti io non pratico, non bazzico spesso. Allora, questa è la formazione di Virgil. Mettiamo subito la battaglia dall'alto e cominciamo ad apprezzare il fatto che generalmente i nani si schierano in una formazione abbastanza compatta, la scarsa velocità delle fantasie. L'assenza di cavallerie, di carri o di altre alternative veloci significa che esporsi troppo spesso, a volte almeno, allargare troppo la formazione possa essere pericoloso. Ci sono qua subito un bel po' di mastini che noi vediamo in avanguardia, ovviamente Virgil non li poteva notare fin da inizio partita, che possono andare subito a insediare le truppe di tiratori dei nanaci. Quindi vedete, se anche abbassiamo un pochettino si vede meglio. Allora, queste unità di tiratori, che in questo caso, nel caso di Virgil, sono più o meno al centro dello schieramento, non sono comunque dei bersagli facili, anche se ci fossero balestrieri o archibugieri. L'alta armatura, le buone caratteristiche da corpo a corpo, significa che dei mastini o truppe simili hanno comunque delle difficoltà a distruggere questi pezzi, ma ovviamente una volta che le unità sono coinvolte in corpo a corpo, sparare è un pochettino più difficile, quindi può valere la pena gettare qualche unità al massacro soltanto per risparmiare un pochettino di tempo. Quindi una formazione più compatta da parte dei nani, invece molto più spreadata, diciamo, quella della nosca, che ovviamente tende a assaltare i nani da più direzioni, provare a compromettere immediatamente l'intero schieramento e insomma impedire agli eserciti delle Caracche di usare i loro asset migliori, quindi l'artiglieria, quindi i tiratori, quindi queste specie di squadre armi. In questo caso abbiamo dei lanciafiamme, dei draghi di ferro con lanciafiamme e con siluro antitroll. Allora, i nani, come dicevamo nel tutorial che è appena uscito sul canale, hanno tutte un approccio abbastanza estremo. La elevatissima armatura e l'altissima difesa significa che bisogna portare delle misure adattissime. Spesso un esercito che funziona contro i nani non funziona contro altri avversari e viceversa, quindi quando giocate contro i nani dovete veramente prepararvi. Nosca non è particolarmente in vantaggio, anzi direi che il match è piuttosto favorevole ai nani, perché Nosca propone il classico rush di fanteria leggera. In questo caso mischia dei berserker con altissima, sono tutte unità generalmente più offensive che difensive, ma i berserker sono un po' l'archetipo, no, della truppa d'assalto nosmanna, quindi altissimo attacco, buonissima forza dell'arma, ottimo bonus in carica, con furia migliorare ancora le caratteristiche di corpo a corpo a fronte di una armatura bassissima. Sono letteralmente in perizoma, qua fortunatamente per loro fa caldo, e poi anche una bassissima difesa corpo a corpo. Quindi queste truppe dovrebbero farsi largo attraverso le prime linee nemiche, sono ovviamente vulnerabili al tiro, ma dovrebbero riuscire a travolgere le difese dell'avversario e poi a far seguire l'assalto generalmente ai grossi bestioni. Adesso queste cose qua sono un pochettino più difficili da fare contro i nani. La fanteria resiste molto molto bene all'assalto normanno, e portare un grosso bestione come ad esempio un mammut è pericoloso. Attenzione, il mammut contro i nani fa sempre la sua porca figura, nel senso che un mammut qua potrebbe tranquillamente caricare e poi iniziare, ad esempio in una formazione compatta del genere, iniziare a seminare morte e distruzione in qualsiasi linea. Ci sarebbe veramente pochissimo per poterlo fermare, ma i nani si tutelano molto bene. Allora vediamo prima di tutto come affronta la battaglia proprio il nostro nano. Avete una primissima la fronte, diciamo, con delle truppe relativamente di qualità. Abbiamo delle barbe lunghe che buffano anche un pochettino la disciplina, abbiamo al reggimento dei guerrieri di passo fuoco di drago giusto al centro, il reggimento della fama, che va a proteggere due unità di lanciafiamme. Questo è il posizionamento un po' delicato, queste unità hanno fuoco diretto, quindi non possono sparare sopra la testa dei nanacci, nonostante i nanacci siano abbastanza bassi, e devono sparare in qualche modo ai lati della formazione. Quindi forse quello che conviene un pochettino è spingere vagamente, leggermente in avanti l'unità e rischierare una cosa del genere per consentire insomma a queste unità di sparare sul fianco dell'unità che caricano. Ma per fendere veramente l'assalto alla fanteria, e questo è il grande segreto della forza dei nani, ci sono i minatori con le loro belle cariche esplosive. Al centro addirittura abbiamo la versione reggimento della fama di Ekron con tripla carica esplosiva, tre munizioni, e queste unità possono fare un dolore pazzesco contro anche le unità più corazzate, e fanno veramente a pezzi tutto quello che non ha una corazza elevatissima. Quindi un sacco di unità, un sacco di eserciti che potrebbero portare delle, ad esempio
i Zuduli o i fanatici goblin delle tenebre per i Pelleverde, gli stessi Berserker Norsemen, un sacco di eserciti che avrebbero la capacità di portare delle fanterie molto molto buone in queste occasioni devono fare i conti contro queste terribili unità di devastatore. Abbiamo al centro invece la parte gestiamo i bersagli grandi, quindi abbiamo doppio siluro antitroll, doppio sventratore, e per gestire la velocità di carri o altri mostri non basta ovviamente Ungrim, ma c'è sicuramente il Forgiarune, che qua si porta soltanto la runa Vatrenruna. Comoda, efficace, molto molto pratica, deve rallentare i bersagli e consentire o ai siluri antitroll di aprire il fuoco oppure a Ingrime e agli altri sventratori di fare a pezzi. E poi vedremo anche, cercheremo di capire perché nel tutorial ho detto che sono dei grandi eroi ma non dei grandissimi guerrieri, nonostante le caratteristiche di combattimento altissime di Ungrime, vedremo che faticherà a generare valore. E il resto sono comode unità di guerrieri nani disposte tutto attorno alla lista, tutto intorno alla build, in questa specie di box, a proteggere ovviamente i fianchi e il retro dello schieramento, e saranno più che sufficienti in molti casi a respingere un pochettino l'assalto norsemanno. A questo punto io inizio a mettere la battaglia in moto, altrimenti non finiamo più. Qua abbiamo una primissima fila di predoni, questi spesso si fanno proprio per assaltare i nani, le primissime file sono di fanteria sacrificabile che è destinata a prendersi in faccia in qualche modo le cariche esplosive dei minatori, e quindi una buona cosa può essere togliere il fuoco automatico ai minatori per assicurarsi che le cariche, visto che c'è un solo assalto di esplosivi, un solo assalto di lamitardo, vadano dove devono andare. Un'altra cosa che si fa abbastanza spesso è passeggiare con un carro, magari con qualcosa a cavallo, un eroe che quindi è molto immune a queste cariche, che però attira il fuoco e fa sprecare le munizioni ai nani. Il resto è un mix di truppe d'assalto, ci sono semplici predoni ma con grandi armi che ovviamente hanno un discreto danno penetrante, e tre unità in particolare sparpagliate in giro qua principalmente al fronte, e poi quattro unità di berserker, e queste possono mettere a segno un bel po' di colpi grazie all'elevatissima forza dell'arma. Hanno solo 13, se mi ricordo bene, danni penetranti, quindi insomma faticheranno moltissimo contro le armature dei nani. Vediamo, hanno un bonus contro la fanteria di 5 che non è male, ma 13 di danno penetrante. Devono un po' sfruttare anche il bonus di carica, la meccanica del berserker, che più passa il tempo più diventano efficaci. Abbiamo i mastini per impensierire la retroguardia, poi al centro abbiamo i Mistwalkers, che è un reggimento con danni magici, quindi un pochettino meno forte contro i nani, ma ottimo danno penetrante e spezzacorazzo, dovrebbe avere delle buone sinergie. Quello che mi stupisce un po' di questo esercito è che ci sono gli Horsemaster, che non sono particolarmente efficaci neanche per gestire i girocotteri, ma qualche cosina servirebbe, e soprattutto che i due comandanti, qua c'è Wulfric con la sua barchetta e un mago della morte con prosciugaspirito, buono contro non tanto gli renoani ma piuttosto contro i girocotteri, contro i pezzi di artiglieria, e fatto di biuna, questi due potrebbero essere su carro molto molto più forte, molto più utile contro i nani. Invece sono uno a piedi e l'altro a cavallo, e generalmente portare personaggi a cavallo contro i nani non è una grande idea, questo in generale. Abbiamo poi un po' di mastini a impensierire la retroguardia. Adesso vediamo Virgil che si inizia a rischierare, inizia ad occupare la sommità di questa collinetta, va a marcia pian pianino con le sue zampettine, con le sue gambettine tozze. Qua vediamo i nani, non so come facciano a non squagliarsi sotto il caldissimo sole del deserto, e nel frattempo questo esercito, che andrebbe molto bene contro tante altre occasioni, ad esempio potrebbe impensierire sicuramente la classica linea di tiratori dell'impero, ci sono i berserker, ci sono un sacco di fanterie, l'impero soffre un pochettino diciamo lo Zerg, questi eserciti che attaccano da tutti i lati con un sacco di fanterie, potrebbe magari impensierire degli eserciti di alti elfi o alti silvani, che di nuovo avrebbero magari difficoltà a fermare tutte queste unità, ma i nani vedrete che resistono piuttosto bene. Qua sono i primi ad avventurarsi in avanti, a buttarsi in avanti sono i predoni, mentre altre unità che stavano facendo il giro largo stanno ritornando. I Mistwalkers qua, che hanno ovviamente caccia, finalmente adesso sono visibili e vengono subito salutati con un sacco di lanciafiamme, e i minatori di Ekron iniziano ad aprire il fuoco. Qua c'è questo assalto frontale e vedete che i guerrieri nani, qua peccato la barca non sortisce tanti effetti, la barca di Wulfric, che qua i mastini hanno già chiuso le distanze un pochettino frettolosamente perché il centro è ancora molto meno molto molto ben protetto, e vedete che grazie ai minatori, qua di nuovo era quello di cui vi parlavo, meglio non mettere i minatori in fuoco automatico perché hanno sprecato tutte le cariche su questi predoni e non hanno ancora intaccato i berserker, che sono dei bersagli molto più ghiotti, molto più interessanti. Dicevo, un assalto frontale così brutale, qua ci sono un sacco di punti, l'unità di guerrieri Dragon Pass mi sembra che costi quanto una barba lunga, quindi 700 monete d'oro, qua ce n'è soltanto 500 di predoni con grandi armi, c'è Wulfric che costerà magari un 1500 a cavallo, adesso non mi ricordo, ci sono i Mistwalkers che costano di nuovo qualche migliaio di monete d'oro, ci sono i berserker che costano 700
1950. Tutto ciò ha subito dei danni devastanti soltanto per sfondare al centro. Qua non ci sono protezioni, quindi Noska ha la possibilità di mordere sul freno, ma vedete quanto serve, quanta forza d'impatto, quanta forza d'urto serve per sfondare un'unica unità di nani. Ovviamente, grazie al supporto ai minatori, le barbe lunghe hanno distrutto la controparte dei predoni senza subire praticamente neanche un morto, giusto una barba lunga è stata lasciata a terra dopo l'assalto. E qua di nuovo ci sono dei predoni che combattono contro i nani guerrieri. I nani guerrieri hanno delle caratteristiche di combattimento molto più basse, 22-40 contro 34-28, quindi decisamente non dei guerrieri spaventosissimi, ma si difendono molto molto bene grazie all'elevatissima armatura e a difesa di 40. Quindi i predoni, che costano più o meno in maniera paragonabile, diciamo, hanno anche meno disciplina, quindi dovrebbero prima o poi cedere alla tenacia dei nani. I mastini stanno qua cercando di trovare uno spazietto per infiltrarsi. Virgil giustamente fa sì che i minatori di Ekrond in qualche modo tanchino la carica e poi controcarica, controassalta subito con gli sventratori. E qua c'è questa manovra molto bizzarra, perché a questo punto tanto valeva provare ad assaltare con tutti i mastini queste unità di draghi di ferro. I draghi di ferro hanno una discreta difesa di 27, ma soprattutto tantissima armatura, quindi i mastini comunque faranno molta molta fatica a fare danni. Invece qua si stanno buttando sui minatori, dove non otterranno di certo i migliori risultati. Qua complici sempre il fuoco dei minatori, complice il fatto semplicemente che i nani si rifiutano di morire. Vedete che l'assalto norsmanno sta già iniziando a diciamo a essere rispedito al mittente. Le prime unità di predoni sono già mandate in rotta. Dopo 2 minuti l'assalto norsmanno non ha di certo morso in profondità. I mastini qua sono stati respinti, e questo è un altro dei problemi invece dei nani. Vedete, questa unità è particolarmente malmessa, anche se questi 13 tornassero in battaglia non ci sarebbe modo di utilizzarli per bene, ma in generale tutto ciò che fugge può essere facilmente inseguito dagli avversari di nani. I nani non hanno niente per andarli a prendere e quindi poi spinto fuori dal campo di battaglia. Questo è il motivo per cui non si portano i lord a cavallo contro i nani, si generalmente si mettono o su qualche mosso, su qualche drago o su qualche carro, scusate, per avere più massa possibile, perché il buon Wulfric, che qua sta combattendo in un corpo a corpo disperato contro il minatore, dovrebbe anche riuscire a mettere a segno qualche bel danno, però viene bersagliato da tutte queste unità e sta subendo dei danni abbastanza imbarazzanti. Qua i siluri antitroll attaccati alle spalle dai cagnacci, vedete quanto è difficile distruggere questa unità, che però in questo momento non sta sparando, quindi un buon vantaggio per Snowska. Stava comunque aprendo il fuoco la doppietta di unità contro i Mistwalkers, contro i camminatori della nebbia, facendo dei danni imbarazzanti. Ne sono rimasti solo 5. Un'altra barchetta che stragia la maggior parte di un sacco di sventratori. E qua, nonostante queste unità siano circondate, continuano a lottare. I nani guerrieri stanno ancora tenendo a bada un sacco, due unità di Berserker e una di cani da guerra della Noska, di mastini della guerra. Vedete che c'è il supporto dei lanciafiamme, però questa unità da 450 ne sta tenendo quasi 2000 a bada, quindi un vantaggio gigantesco per i nanacci. Qua invece le barbe lunghe stanno distruggendo lo sciamano della morte, che ha fatto 3 morti, non l'ho visto ancora lanciare una magia, per darsi che me ne sia perso. E questo è un pochettino il problema dei lord nanici. Invece Unglim è fortissimo, però adesso ha solo 4 uccisioni. Ok, qua non sta caricando, ma è rimasto in corpo a corpo il più lungo possibile, ci mette un sacco di tempo a fare dei danni. Fortunatamente per i nanacci sono tutti degli eroi veramente irriducibili, impossibili da mandare in rotta. Qua Ungrim è circondato dai predoni, che però stanno facendo dei bei danni a questi draghi di ferro con i siluri antitroll. Vedete che insomma Ungrim è impegnato in corpo a corpo, ma ci sta mettendo davvero tanto a distruggere questa unità, e stanno subendo nel frattempo i suoi compagni nanici un sacco di danni. Qua Virgil si sta rischiarando come meglio può per far fronte all'assalto norsmanno da tutti i lati possibili. Qua le truppe che non sono state inseguite ovviamente si richiamano a raccolto. Questo è un grosso errore secondo me da parte del norsmanno, che può sfruttare la mobilità dei suoi mastini, dei suoi predoni a cavallo, proprio per andare a inseguire queste cose. La battaglia però si sta spostando dopo quasi 5 minuti più nettamente in favore dei nanacci. Qua parte finalmente un prosciugaspirito, direi, speriamo che sia un prosciugaspirito, no, è un fatto di Biuna. Naggia quelli che usano male la magia, naggia che fastidio. Allora, il prosciugaspirito è pensato per distruggere generalmente degli eroi, dei pezzi
singoli, diciamo, il più possibile. Si concentra, fa tanti danni, ma a pochi modelli. Quindi si usa dovunque ci siano pochi modelli. In questo caso, contro Siluri Antitroll, contro Draghi di Ferro, il buon Prosciugaspirito va molto, molto, molto meglio del fatto di Bjugn. Il fatto di Bjugn deve essere lanciato su qualcosa di grosso, come questi nani guerrieri o i minatori. Qua il Prosciugaspirito costa meno e fa più danni. Quindi segnatevelo sul taccuino. Allora, qua il buon Wulfric, che è stato spazzato via dal fuoco combinato, incrociato dei lanciafiamme e dei siluri antitroll, vedete che è crollato miseramente. Il Forgiarune non è qua per fare danni, è qua per rallentare. Tutto sommato ha aiutato la linea dei nani a resistere un pochettino, e a questo punto, senza più il leader, l'assalto dei Nosmanni sta decisamente risultando inefficace. Un sacco di truppe stanno fuggendo, un sacco di truppe sono irrimediabilmente in fuga. I Mistwalkers, i Berserker, i Predoni con le grandi armi. La battaglia sembrerebbe essere ancora vagamente aperta. Secondo il computer c'è ancora una speranza di rimonta, ma sinceramente non la vedo. Ci sono veramente un paio di Predoni a cavallo senza più tante munizioni, e comunque non hanno danni penetranti, non sono grandi guerrieri, non potrebbero fare granché. Ci sono i poveri Berserker e gli ultimi Predoni con grandi armi che stanno provando ad assaltare, ma sono stati appena respinti. Qua ci sono le ultime cariche disperate, ma a questo punto Virgil può rischierarsi tranquillamente, può rimettere in linea i resti del suo esercito, mentre ancora i siluri antitroll e i lanciafiamme sono pronti a svuotare i caricatori un'ultimissima volta. Qua c'è un po' di truppe della Nosca che si richiamano alla raccolta, un paio di predoni, un paio di grandi armi. Forse questi berserker potrebbero ancora tornare, mentre intanto i predoni a cavallo stanno attirando un pochettino di fuoco, stanno schermagliando sul fronte, preparandosi alle battaglie finali, l'assalto finale. Ma vedete che sostanzialmente non c'è più nulla che il Norsmanno possa fare. Qua mettiamo un po' in velocità, intanto che il Norsmanno si prepara, raduna le truppe, si riposa un pochettino, prende un pochettino di fiato, poi tenta un'ultima manovra girante, si schianta in mezzo dritto per dritto all'assalto, alla formazione nemica. Qua è salutato subito dei lanciafiamme e già passa il primo colpo per impensierire tutta la formazione, tutto quello che rimane della fanteria leggera Norsmanna. Quindi vedete che la maggior parte delle fanterie si riesce a raggiungere il bersaglio, ma è praticamente già spazzata. Peccato perché c'era un po' qualche diciamo rimasuglio della fanteria Nosmanna che stava arrivando, avrebbe potuto magari contribuire, ma a questo punto si triggera la perdita critica dell'armata e tutto va in rotta. GG ovviamente al nostro Virgil. Andiamo a vedere il pagellone, vediamo se c'è qualche consiglio utile che possiamo ricavare. Allora, i lanciafiamme in generale hanno fatto benissimo, 120 uccisioni per quasi 13.000 danni, 1297 di valore generato, è davvero davvero molto buono. I siluri antitroll hanno fatto meno danni, ma hanno sparato su dei bersagli chiaramente più costosi, quindi anche loro si sono fatti valere. Soltanto questa unità è stata compromessa, quindi vedete che se riuscite a tenere in generale in linea tutto il vostro comparto tiratori, generate veramente tantissimo, tantissimo guadagno. Notate invece qualcosa come i Mistwalkers, 17 uccisioni, pochissimi danni fatti, praticamente stati spazzati via. Quindi questo genere di fanteria, troll, fimir e altre cose, rende molto 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 meno bene contro i nani. Semmai un giorno usciranno gli ogri, mi immagino che i nani avranno un vantaggio stratosferico. I mastini hanno fatto tutto sommato bene, colpendo un po' le unità isolate, attaccando alle spalle e ai lati, quindi quelli sono abbastanza positivi. Se però notiamo ad esempio un Ungrim potentissimo, costoso, ha generato veramente 600 valore di danno, quindi molto 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 poco. E dall'altra parte invece Wulfric, che poverino è stato dovuto schivare quasi tutto il tempo il fuoco del nemico, è stato poi spazzato via dal tiro incrociato dei lanciafiamme. Insomma, ha fatto quello che poteva fare il buon Wulfric, che comunque ha generato un pochettino più di valore. Quindi vedete che i guerrieri dei nani sono molto molto forti, ma col fatto che sono appiedati possono essere limitati abbastanza bene. I nani guerrieri alla fine hanno tankato alla grande le prime linee, quindi anche se non hanno fatto moltissimi danni, hanno comunque dato modo a tutto il resto di eccellere. Gli sventratori sono stati un pochettino mandati allo sbaraglio, ma hanno fatto tutto sommato bene. E invece gli umilissimi minatori si sono decisamente ripagati, 740, 615, 638. Insomma, il vantaggio, diciamo, quello che i minatori riescono a dare sul campo di battaglia è veramente, veramente essenziale. Questo esercito mancava di alcune cose che sono molto forti contro i nani, in particolare mancava di carri, mancava di danno penetrante da tiro, poteva portare ad esempio delle comode asce da lancio, aveva qualche bella idea, poteva fare delle sinergie più interessanti, ad esempio abbassare l'armatura
dei nani con un mago del metallo per sfruttare molto di più la feroce di bestia, che comunque hanno fatto, sono un'ottima unità d'assalto, quindi sono riusciti a fare in alcuni casi degli ottimissimi danni, ma insomma c'erano delle altre sinergie possibili. Questo era un modo per giocare i nani, abbiamo visto la partita da entrambe le prospettive, la prossima volta vedremo invece come si possono affrontare i nani, quindi ci metteremo nei panni dei nostri nemici e vedremo come condurre un assalto contro le disciplinatissime legioni delle Karak. GG ancora una volta Virgil, GG anche al suo avversario Scheming Kakapu, che mi piace molto come nome, e dal vostro Von Arcadius è tutto, torneremo a vederci molto presto sui prossimi campi di battaglia del vecchio oppure del nuovo mondo.